Allora, sono qui con questo supporto in solido. Allora, l'errore più grosso è questo, nel senso che planarità non può avere datum. E dunque questo qui bisogna cancellare. Ok. Fine, vediamo. Ok. Nel senso, questo qui lo possiamo metterlo qua. Ok, questo possiamo anche la linea così, perché no? Possiamo metterla qui, però è chiaro che la planarità non ha datum. Sì, o se no potremmo anche fare così e questo lo sposto qua. Anche questo è bello, ok. Vediamo di spostarlo lì, così. Vabbè. Ok, potremmo fare benissimo così. Poi questo 95 io lo sposterei qua, che così uno vede in automatico, quando guarda qui, guarda fuori. Guarda anche che fuori deve fare. Questo simmetrico mi dice che è 10,5 anche questo qua. Qui oggettivamente questa tolleranza io toglierei questa tolleranza specifica, visto che comunque non va dentro nulla. Com'è l'assieme, contano solo questi fuori, dunque io lascerei 51 senza niente. Tolleranza dimensionale generale. Questi 1x45 possiamo anche fare smussi, non ci sono le tolleranze specifiche, le rugosità specifiche, cioè né generale né specifica, dunque almeno quelle generali metterei. Allora, questo datum qui, questo. Allora, prima cosa io toglierei questo, lascerei solo un datum, perché questo se no andiamo a creare. Toglierei dunque anche quella simmetria che no, non me la spiego. Questo qui, allora, questo va in TED, perché se lo localizzo va in TED e dunque devo metterla di base, ok? Questo, il datum, mi va benissimo. Qui ipotizziamo che sia simmetrico, che sia in mezzo, dunque teoricamente anche la quota uno deve capire che è TED quella lì, dunque io teoricamente potrei non metterla. E questo qua, ecco, io questo qui lo metterei qui a questo punto. Andrei qua, vabbè, qua dico che è passante, vabbè. E questa qui la metterei, vediamo se riusciamo, non riesco. Nemmeno facendo così, dunque la rifarei, la metterei qui e sotto, andando a togliere questa, andrei a mettere la quota attaccata qui, dunque si sa qui così. Dunque questa andrei qua, vado su così, localizzato, qua ho il datum, ne uso solo uno, va bene, non siamo obbligati a usarne tre, ok, la normativa ci dice, al di là che dopo anche qui bisognerebbe cambiare la normativa, perché qui il disegno usa ancora 2768, però teoricamente dovremmo usare la ISO 22081, vabbè, lasciamo stare, però qui questo datum a questo punto e questo qui io ripeto qua sopra. Qui teniamo certamente questa qua la metto qui, ecco come avevo detto prima, l'interasse dei fori, magari andiamo così, se vogliamo essere sicuri che capiscano che in mezzo uno dovrebbe capirlo, però vogliamo essere sicuri, potremmo mettere tradizionalmente un meno qui, o se no una quotare qua e qua, meno scusate, uguale, quotare qua e quotare qua, poi la quota si cancella e si mette uguale, se si vuole che sia completamente simmetrica, in questo caso si potrebbe essere utile e poi direi basta, questa qui però almeno sopra in modo che
che so che quel foro lì è questa vista comanda, cioè, ho tutto qui, insomma, ecco, fondamentalmente. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.